seconda domenica di fagiolate dello storico Carnevale di Ivrea. Il cielo terso e il freddo mattutino hanno accompagnato il corteo dello storico Carnevale porediese, che si è recato, come da tradizione, in visita nei quartieri di Montenavale, Torre Valfredo, Cudevigno e San Pietro Martire, per assaporare la pietanza simbolo della manifestazione carnascialesca, i fagioli grassi. Il freddo pungente delle prime ore del mattino ha limitato ma non scoraggiato le presenze di chi si è svegliato con il profumo tipico dei legumi fatti cuocere in compagnia di cotiche e cotechini. Anche Don Nino della parrocchia San Filippo Giacomo di Torre Valfredo, con la sua presenza, ha voluto sottolineare l'importanza della pietanza carnascialesca, facendo recitare un Padre Nostro di ringraziamento per il cibo ricevuto ai presenti. A seguito del corteo storico, anche il sindaco Carlo Della Pepa, che con la sua presenza ha voluto sottolineare l'importanza di un evento che per gli eporediesi non è solo e semplicemente un carnevale, ma qualcosa di più, una tradizione, lo storico Carnevale di Ivrea.